Bella a tutti ragazzi, qui è 2360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un super episodio con la carriera in attore con Lionel, Andres, Messi, Alejandro, Bubacar, Cutticini. Siamo qui con un video importante perché giocheremo l'andata e il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Manchester City. Se, e dico se, dovessimo passare il turno ed eliminare Peppino Guardiolino, andremo a giocare anche la finale di Champions in questo video. Queste qui le statistiche di Messi: 53 partite, 23 gol, 18 assist. Siamo in campo e siamo pronti per giocare questa doppia sfida incredibile. Ovviamente però signori, prima di iniziare lasciate un bel mi piace a questo video, perché questo potrebbe essere l'ultimo episodio, perché se vinciamo la Champions la carriera potrebbe finire. Poi ci sarà un episodio speciale con il mondiale, però questo qui potrebbe essere l'ultimo episodio con una maglia appunto di club. Quindi mi raccomando, continuate a supportare questa serie lasciando un mi piace, arriviamo almeno a quota 5.827. Questa cifra ragazzi va raggiunta per forza. Andiamo a giocare 27 aprile 2022. Siamo in campo, guardiamo la formazione. Forse Neymar messo centrocampista? No, Neymar messo a destra anche se stanco. Noi non siamo messi benissimo. C'è Immobile titolare nel Manchester City ragazzi, con De Bruyne ovviamente capitano. Ottima squadra, poi più o meno siamo lì. È il Manchester City che tutti quanti noi conosciamo molto bene. Luis Alberto esterno sinistro, Mbappé punta e ovviamente Marquinhos e Sergio Ramos. Sergio Ramos scalato 85 titolare, con Donnarumma 92 e Hakimi 89. Molto bene, andiamo a giocare signori. Siamo in trasferta, quindi occhio ai gol che facciamo in trasferta appunto, perché potrebbero essere decisivi per il passaggio del turno. Andiamo a giocare contro Pep Guardiola. Via. Tutto pronto ragazzi, ci siamo. Siamo in campo e inizia adesso la prima partita. Mbappé subito aggressivo, cattivo, così mi piace. Manchester City PSG, via. Mbappé, attacchiamo noi. Messi diventa molto 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 buona per Herrera. 1-2 non chiamato, dentro ancora per Herrera. 1-2, ancora di tacco. Ok, Messi viene fermato. Calcio di rigore rosso, espulsione. Oddio, porca miseria, chi è quello? Un pazzo, è Marco Verratti, chi poteva essere? Calmi signori, calmi, partita molto complicata questa. Messi, ancora Messi, di prima per Mbappé, che dovrebbe guardarmi. Non te lo, ma perché così? Ancora adesso. Ok, me tacco, proviamoci. Mbappé, 1 contro 1. No, madonna, che piede a banana che tieni, Dio mio. Che pallone che t'avevo messo, Mbappé. Madonna, ti prenderei a pizze, ti prenderei. Guarda lì come hai fatto, guarda, l'hai colpita, potevi pure stopparla, invece l'hai colpita di prima. Mbappé, ancora noi, Mbappé, finta, Mbappé, guardami. Ah, madonna, si fa cagare, Mbappé, Herrera, ok, di prima, Messi, c'è tu Neymar, ok, Neymar è tua, sinistro, e potevi andare più avanti, Neymar. Calcio d'angolo, attenzione qui, Foden allontana, via, però stiamo insistendo, colpo di testa, Sterling, uno di recupero, pressa Marquinhos, perché se recupereremo palla forse riusciamo a fare l'ultima azione della partita. Vediamo, Foden contropiede con Ciruzzo Immobile e l'arbitro fischia. Ok, primi 45 minuti andati. Lo 0-0 è un risultato che non mi piace ragazzi, non mi piace, sapete perché? Perché se facciamo 0-0 poi siamo costretti a vincere al ritorno, perché l'1-1, 2-2, 3-3 vanno a vantaggio del City. Mbappé, Messi, appoggia molto bene per Neymar che dovrebbe andare, però ci sono se vuoi, aspetta, ora Neymar, ok, Messi, finta, Messi, sinistra, giro, Messi, murato in qualche modo. Porca miseria, Messi tende ad emulare Insigne ma non ce la fa. De Bruyne, contropiede Manchester City, De Bruyne finta, De Bruyne appoggia destro, rete, 1-0, Immobile. Proprio Immobile ci punisce ragazzi, proprio lui, proprio Immobile che batte Donnarumma signori. Tira tutta italiana, Ciruzzo Immobile, l'acquisto da 300 milioni di sterline. Fuori Mbappé, mamma mia Pochettino, sei pazzo. In una partita così importante fuori Mbappé, dentro Maurito Icardi signori. Per Vandanara si gioca adesso. Porca miseria, Paredes di prima per Icardi, eccolo qui, Icardi, filtrante lungo, Icardi incrocia, e non così però, me lo dovevi fare lungo. 77esimo, niente ragazzi, io chiamo il pressing con R1 ma non riescono. De Bruyne, se ci fanno il 2-0 è finita. KDB, attenzione, è sempre pericoloso quando prende palla. Gundogan, Immobile, centrale, Donnarumma, palo, incredibile, mezza papera di Donnarumma ragazzi, mezza papera, perché è un tiro quasi centrale, incredibile, a un passo dall'eliminazione. Guardami che ci sono, guardami, ok, Riccardo Pereira dentro per me. Messi che allarga dall'altro lato, bellissimo, corri, ok, di prima dentro, attenzione qui, Icardi ci sono, Icardi tua sorella, Icardi me ne messa lunga, Messi, non ci credo, ho perso l'attimo, Icardi. Luis Alberto perde palla, Icardi me l'ha messa lunga, me l'ha messa Icardi, non ci posso credere. Una cosa dovevi fare, il filtrante dritto. Occhio qui, Luis Alberto di prima per Icardi, che è regolare, sinistro, paratona di Ederson. Era tutto regolare, incredibile ragazzi, negli ultimi 5 minuti è successo di tutto. Nuova posizione, stiamo adesso, c'è Sergio Ramos in mezzo, colpo di testa di Ricca.
Riccardo calcio d'angolo ancora, mi sa proprio di no. 89esimo, uno di recupero, c'è tempo. Ultima azione, non tornate indietro, non tornate indietro. L'imbucata! Icardi, stai facendo solo guai, stai facendo Icardi. Oddio, Messi, appoggia. 1-2 con Luis Alberto che non si chiude perché sbaglia il passaggio a Luis Alberto. 1-0 Manchester City, porca vacca che brutto risultato questo in trasferta. 0 gol segnati in trasferta, io mi ero anche lamentato dello 0-0, mi ero lamentato. Messi non ci crede. Gol mangiato da Icardi, 1-1 all'88esimo e poi ha sbagliato il filtrante per me. Mi mandava in porta, dovevo solo metterla dentro. E Messi da lì non sbagliava, al 100%. Porca di quella vacca, 5 tiri a 2. Mamma mia, abbiamo anche rischiato il 2-0 però, questo è giusto dirlo. Ritorno contro il Manchester City. Ci siamo signori, questa è la formazione che ha scelto Pochettino. Andiamo a vederla, è tosta ragazzi, è molto molto difficile. Messi stanco, perché non si può riposare. Da quando hanno fatto l'aggiornamento, lo sapete ragazzi, chi ha seguito la serie già lo sa. Per chi non ha seguito la serie, purtroppo non riesco a stare in panchina, perché mi mette comunque in campo anche se sto morendo. Quindi non ho potuto riposare, e quindi questa è la condizione fisica. Messi è stanco, loro sono riposati al 100% e non si sa come fanno. Marquinhos non sta bene, Paredes non sta bene, non c'è Neymar. Abbiamo due esterni che non sono esterni, due centrocampisti messi esterni, Luis Alberto e Wijnaldum. Io ragazzi, più di così non so che fare. Andiamo a giocare, faremo di tutto per vincere 1-0 e poi magari portarla ai tempi supplementari, non lo so. Sarà fondamentale non subire gol, perché se subiamo gol ne dobbiamo poi fare 3. Andiamo in campo. Tutto pronto ragazzi, ci siamo, ritorno PSG Manchester City, ci vuole la partita. Non della vita, di più. Mbappé, filtrante lungo, ok. Messi, se ne va, Messi, mezzo non c'è nessuno, ok, finta, dentro per Mbappé, che dovrebbe ridarmela. No, Paredes, cosa abbiamo combinato, porca miseria. Io e Mbappé non andiamo d'accordo, raga. C'è poco da fare, io e Mbappé non andiamo d'accordo, Dio santo. Ci siamo impappinati tutti e due. Io volevo un passaggio, non lo so, in un certo modo. Lui voleva fare un'altra cosa. Contropiede, Foden, finta, bravissimo Paredes. Ma che teniamo, Paredes, difensore centrale, teniamo. Contropiede, Luis Alberto il mago, dentro per Messi, che se ne va. Messi è stanco, ragazzi, è già stanco Messi, però deve farcela. Messi, dentro per Mbappé che deve venirmi incontro. Bravissimo, 1-2 che non te l'ho chiamato. Poi la chiamo dall'altro lato, benissimo, per Wijnaldum che deve darmela indietro. Ok, Messi, sinistra, giro. Madonna mia, non ha girato. Ci stava ragazzi. Questi qui sono i tiri di Leo Messi. Guarda lì, in due per fermare il pallone. Portiere immobile. Mbappé, attenzione qui, Mbappé, ci sono però sono stremato. Vedi un po' tu cosa fare. Dentro per Hakimi, 1-2, guardami. Ok, buona, di prima dentro. Ok, ragione, attacco. Messi, non ci credo, non sono riuscito ad agganciarla. Poi non riusciamo a prenderla, 34esimo. Ancora noi però, non te l'ho chiamata. Se non ve la chiamo, non dovete passarmela. Wijnaldum, ci sono, Messi. Sì, a giro! Prendi questa! Prendila Ederson, prendila! Perché non l'hai presa questa, Perché non l'hai presa? Perché fai cagare, ecco perché non l'hai presa. Leo Messi, signori, mamma mia! Wijnaldum riceve palla, poi chiamo il pallone, ragazzi. L'ho chiamato con un fischio, come chiamo i cani. L'ho chiamato con un fischio e poi sinistro a giro, immobile Ederson, ragazzi. Immobile, risponde il Manchester City, troppo spazio. Foden, Donnarumma, rete, è finita adesso. Adesso è finita veramente, 1-1. Troppo sbilanciati, ragazzi, troppo sbilanciati. Foden ha fatto una Veronica, non ho visto cosa ha fatto. Poi c'era anche Immobile da solo lì, non so se avete visto. Cioè, guardate lì, forse c'era Immobile, no, non era Immobile quello, era da solo, ragazzi, la passava era gol. Ha fatto una finta, poi l'ha messa dentro, Donnarumma non esce. Filippo Foden, 1-1, adesso ci servono non uno, ma due gol per passare il turno. Due gol in praticamente 35 minuti. Pereira, Luis Alberto, alta pure liscia. Ok, alto pure liscia, cosa vuol dire? Ma non così, come me l'hai messa? Calcio d'angolo, dai, ci vorrebbe un gol di Ramos adesso, ragazzi. Mi ha fatti tanti Sergio Ramos di testa. Ci vorrebbe un gol di testa adesso così. Colpisci Sergio Ramos! Sergio Ramos, l'ho chiamato. Sergio Ramos, assist di Messi. 2-1, ragazzi. Segno della croce. Il PSG non mola, ragazzi. Non mola il PSG. Il calcio. Gueye, Diego Carlos, Gueye. È buona, Messi sono stremato, ragazzi. Posso giocare solo da fermo praticamente. Caluendo, ragione, non te l'ho chiamata. Va bene lo stesso, Messi appoggia molto bene per Wijnaldum. Di prima, per Caluendo, 1-1. Non te l'ho chiamata, Messi. No, non te l'ho chiamata, Messi, appoggia. Caluendo, centrale. Calcio d'angolo, sì. Ramos. Ti prego, come prima. Sergio Ramos, colpo di testa. Diego Carlos, resta lì. De Bruyne in qualche modo allontana via. 84esimo, incredibile. Rimessa laterale. 1-2. Ok, Messi. Tacco, bravissimo. Luis Alberto, di prima ancora. Caluendo,
Ragiona, ma no, ma vai a cagare, Caluendo, ma vai a cagare. Ma vai a cagare, va, ma vai a cagare, Caluendo. Ma vai a cagare, va. Pure la 10 ti sei preso. Dio mio. Dai, ma cosa hai fatto? Dai, rispalle la porta. Come facevi? Come facevi a tirare così? Rispalle la porta, dai, però. Perché devi rovinare tutto? Eravamo tutti su. Non c'è tempo, ragazzi. A meno che non recuperiamo palla qui. A meno che non, questo qui non dia 2 di recupero. Mendy, 2 di recupero le ha dati. C'è tempo volendo se si prende palla. Ok, Mobile dall'altro lato, attenzione. Rete, finita. 2-2, finita. Eliminati, ragazzi. Eliminati in semifinale. Eliminati una volta ai quarti, una volta in semifinale. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Guardate Pep Guardiola. Lo stanno ammazzando. Lo stanno soffocando. È finita, ragazzi. È finita così. Abbiamo fatto il possibile. Abbiamo fatto il possibile. Caliguendo doveva tenere palla lì, signori. Mi stavo muovendo bene. Mi stavo muovendo. Non dovevamo buttare palla. Non dovevamo perderla. Dovevamo tenerla lì perché mancavano pochi minuti. Quindi bisognava per forza fare un'ultima azione tenendola lì. Finisce qui, signori. Il PSG fallisce per il secondo anno consecutivo. Nonostante Messi, Neymar che non sta giocando, Mbappé che non sta giocando, nonostante tutti gli acquisti, 2 anni senza Champions League. Tiri in porta, 7 tiri a 2. Loro 2 tiri, 2 reti. Purtroppo, ragazzi, a noi il pallone non è entrato. Dall'altro lato, signori, Benfica Tottenham. Mamma mia, era l'ultimo ostacolo. Certo che siamo stati sfortunati noi, nel sorteggio, perché abbiamo beccato tutte big praticamente. Abbiamo beccato ed eliminato il Lipsia, che vabbè, ok, non è una big, però agli ottavi abbiamo battuto il Barcellona. E comunque, signori, dall'altro lato c'è Benfica Tottenham. Peccato, questo qui sarebbe stato l'ultimo ostacolo, secondo me. Se avessimo eliminato Pep Guardiola, non dico che ce l'avremmo fatta a vincere il trofeo, però poi mancava solo l'ultimo gradino. Fatto sta, signori, non ci resta che avanzare. C'è la finale di Coppa, signori, che noi abbiamo già vinto l'anno scorso, quindi non vado a giocarla. Però io direi di avanzare, di terminare la stagione, perché ci sono i mondiali. E poi voglio vedere le statistiche finali per vedere quanti gol abbiamo fatto, chi ha contribuito di più e chi ha contribuito di meno. E poi magari sapete che vi dico, ragazzi, possiamo iniziare il mondiale già in questo video. Visto che non abbiamo fatto la finale, possiamo fare una partita del mondiale, così appunto da iniziare effettivamente il mondiale, che poi continueremo nell'ultimo video della serie. Nel frattempo, signori, la stagione è finita, 60 partite giocate. Vado, tra un po' battiamo il record di Pedri. Però Pedri ha fatto le Olimpiadi. Peccato che Messi non le possa fare. Cavolo, anche se arriviamo fino in fondo al mondiale, non arriviamo a 70 partite e passa. Fatto sta, ragazzi, che questo qui è il girone del mondiale: Argentina, Svizzera, Russia e Nuova Zelanda. La stagione è finita, però, e per correttezza andiamo a vedere quanto abbiamo fatto in Ligue 1, primo posto con 101 punti in classifica. Andiamo a vedere la Champions League, andiamo a vedere alla fine chi l'ha spuntata. L'ha spuntata il Manchester City, battendo 4-0 in finale il Benfica. Ma ovviamente, signori, da quella sfida PSG-Manchester City poi alla fine usciva la vincitrice, e così è stato. Benfica, complimenti al Benfica, che alla fine ha fatto fuori il Tottenham. La Lazio, finale di Europa League, persa con il Real Madrid. Cosa ci faceva il Real Madrid in Europa League? Non lo sapremo mai. A questo punto le statistiche le guardiamo adesso? Sì, 28 reti per Mbappé, 8 assist, 25 per Messi, 19 assist, bene anche Neymar, molto molto bene anche Hakimi. Detto questo, signori, non finiamo qui il video, andiamo a fare anche la prima del mondiale con la Russia. Formazione che questa qui la guardiamo però meglio da qui, con Messi centrocampista centrale. No, ragazzi, dai, non posso giocare il mondiale da mezzala. Dai, raga, però devo anche fare la fase difensiva, li devo correre, porca di quella miseria. La Toro Martinez, Di Maria messo a sinistra, porca vacca. Campos a destra, Lo Celso, Paredes, Acuña, Martinez, Senesi, Montiel e Martinez in porta. Andiamo a giocare, signori, questo mondiale da mezzala destra. Cambio di ruolo per Leo Messi, signori. Ormai non fa più la DAE, è passato a fare nella sua carriera la D, la T, la TT anche volendo, il GOC, ma gli mancava, ragazzi, il centrocampista centrale. E adesso, raga, grazie al grandissimo allenatore dell'Argentina, si chiama Scaloni, il grandissimo Scaloni, ex Atalanta. Ci fa, perché Vidi ha giocato nell'Atalanta, quindi ha preso nel campionato italiano, ha preso da Allegri, e quindi Messi centrocampista centrale. Andiamo in campo. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Messi con la 30, però siamo addirittura, abbiamo la fascia da
capitano. Almeno questo, ragazzi. Però siamo con la 30. Dopo vado a cambiare il numero, perché ovviamente mi hanno dato il numero che c'è nel club. Tutto pronto, signori. Siamo in un campo di patate. Argentina-Russia, signori. Parte il mondiale. L'ultimo mondiale, probabilmente. Anzi, non probabilmente. L'ultimo mondiale di Leo Messi con la maglia dell'Argentina. E anche della sua carriera, ovviamente. Attacca da loro. Attenzione qui. Bravissimo. Non vedo i nomi, raga. Non vedo i nomi, quindi li chiamerò tutti quanti Franfillicchio. Decimo minuto. Messi diventa buona per Franfillicchio. Occhio, Montiel. Guardami filtrante. Ok, buonissima. Dentro bassa. Ok, prova. C'è uno contro uno. Tira in porta. O Campos di Mancino. Rete 1-0. Subito. 12 minuti, ragazzi. Assist per Leo Messi. E gol di Ocampos. Mamma mia. Ok. Non sono molto fiducioso, su questo mondiale. Devo essere sincero. Però, boh, magari. Non lo so. Magari mi riescono a smentire i miei compagni di squadra. 1-0. Attacca la Russia. Attenzione qui. Dentro. Destro, sinistro. Rete. Rete. Sì, è entrata. Non ho visto niente, ma è entrata. 1-1 al 17esimo. Subito, signori. Rimettono le cose in parità. Ha segnato Franfillicchio. Attaccano loro. Attenzione qui. Ancora la Russia. 2-1. Nel giro di 10 minuti. Da 1-0, 1-2. Io l'avevo detto, ragazzi. Non avevo dei buon presentimenti. Non li avevo proprio. Ha segnato ancora Franfillicchio. Porca miseria. Un altro che si chiama così. Franfillicchio. Incredibile. 2-1. 37esimo. Ancora loro. Martinez. Montiel. Messi. Prende palla Messi. Appoggia molto bene. Datemi una mano, però. Dai, filtrante lunga. Filtrante lunga. Ok, easy. Ragazzi, ci serve almeno un pareggio. Per crederci ancora. Messi velocissimo. Messi. Dentro bassa. Non così. Messi ancora. Messi. Destro secco. Centrale. Resta lì. Incredibile. Ci ho provato, ragazzi. Perché non lo so. Non ho visto nessuno. E ci ho provato. Non mi fido dei miei compagni. Messi. Sinistro giro di Messi. Pallone fuori. Non ha girato, ragazzi. Brutto tiro. Montiello. Campos 1-2. Ancora. Spostati. Che sei scarso. Porca miseria. Che fai cagare. Messi. Ok. Ocampos. Che capitano che sono. Lautaro. Sono in fuorigioco. Sono in fuorigioco. Lautaro. Dio santo. Vede, ragazzi, che sono un grande capitano. Che incoraggio i miei giocatori. Attacchiamo noi ancora. 52esimo. Non c'è nessuno. Arriviamo dall'altro lato. Ok. Va benissimo così. Non volevo fare questo. Lautaro Martinez di nuovo. Va bene. Vabbè. Indietro basta. Indietro bassa. Ok, Messi, stop di petto, Messi ancora, di prima, ok, 1-2, Messi ancora, sinistra, giro, Messi, madonna, questa andava in porta, attenzione qui, fallo, no, occhio, recuperiamo palla però, Acuña, vedo un'Argentina molto molto più pimpante, Paredes, protegge palla, Lautaro Martinez, ci sono, Messi si gira, ok, 1-2, andiamo dalla terra, tua sorella, rimessa nostra, ci sono se vuoi, di prima, ok, Ocampos, mettila dentro, ok, tacco 1-2, ok, benissimo, sinistra, giro, Messi, madonna, era bellissimo, calcio d'angolo, ragazzi, questa volta non c'è Sergio Ramos. Oh, la visuale è giusta questa volta. Dai, l'hanno aggiustata. Madonna, che schifo di correre, ho battuto. Troppo frettoloso. Tenesi, anche perché neanche i saltatori abbiamo. Quindi come facciamo a segnare da calcio d'angolo? Ocampos. Attenzione qui, ancora per Messi che protegge palla. Messi si gira. Tocco interessante. Per Di Maria. Tacco. Provaci. Dentro passa. Non l'ha passata. Non l'ha passata. Era a porta vuota, raga. Non me l'ha passata. Ha tirato in porta, ha preso anche il palo. Senza deviazioni. Non me l'ha passata, raga. Incredibile. Egoismo, signore, egoismo dei giocatori argentini. Di Maria, Messi di testa, ok, ragiona. Ocampos, 1-2 lungo. Guardami, ma perché mi ignorano i miei compagni di squadra? Acuña, tira in porta adesso, tira in porta. Parata, va bene così, va bene. Calcio d'angolo, colpo di testa. Ocampos centrale. Uno di recupero e non c'è più tempo. Finisce così, ragazzi, 2-1. Perdiamo la prima con l'Argentina. Vince la Russia. Un girone che sembrava semplice. Rischiamo, signore, guarda Messi, guarda lì, sta piangendo Messi. Guarda lì che cucciolo che è. Un girone che sembrava semplice, lo stiamo rendendo complicatissimo. Signori, partita con la Nuova Zelanda. Io mi fermo qui. Siamo ancora una volta centrocampisti centrali. Però io, ragazzi, non gioco. Mi fermo qui. Perché? Perché sto pezzando. Questo è sudore, ragazzi. Non è benzina. Questo è sudore. Non mi sto dando fuoco, ma questo è sudore. Sto pezzando. Ci sono 43 gradi, ragazzi. Io non sono in Italia. Lo sapete che non sono in Italia. Mi seguite su Instagram, sa dove sono. 43 gradi, ragazzi, dove sono io adesso. Quindi mi fermo qui. Ci vediamo domani con un nuovo video o con un nuovo episodio. O non so quando uscirà questo video. Non sto capendo più niente. Ormai il sangue è andato al cervello, quindi sono andato mentalmente, psicologicamente e fisicamente. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Giocheremo la partita con la Nuova Zelanda. Se perdiamo siamo eliminati, o comunque continueremo questo mondiale il più possibile. Poi cambieremo squadra, ragazzi. Vedremo le offerte che ci arriveranno e potremo fare l'ultimo anno al Barcellona o alla Juventus o al Manchester City. Non lo so, dipende dalle offerte che ci arrivano. C'è anche l'opzione di ritirarci e fare un annetto con Messi allenatore. Anche questa è un'opzione che avete consigliato nei commenti. Valuteremo tutto nel prossimo episodio. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Bella.